dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a tutti quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente, attraverso le scritture, che Gesù è il Cristo.